Andrea Sciarria, sono un dottorando dell'Università degli Studi di Milano ed in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Mi occupo dello sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile microbiche, che sono un sistema attraverso il quale è possibile produrre energia elettrica direttamente dai reflui e dagli scarti agroindustriali. Fondamentalmente questa tecnologia funziona esattamente come le pile presenti nel telecomando del televisore e permettono, attraverso l'utilizzo di particolari specie batteriche, di convertire i composti organici presenti nei reflui direttamente in corrente elettrica. Quello che facciamo qui nel laboratorio presso il Parco Tecnologico di Lodi è quello di trovare tutti quei reflui agroindustriali, come per esempio gli scarti della lavorazione del vino, dell'olio e via dicendo, per cercare di capire se è possibile produrre da questi scarti, che normalmente vengono appunto non valorizzati, della corrente elettrica, e contemporaneamente cerchiamo anche di degradare tali scarti per renderli più ecosostenibili. Questa tecnologia è una tecnologia di recente sviluppo, circa 10 anni, e noi cerchiamo di valorizzarla implementandola con gli impianti di digestione anaerobica, ovvero tutti gli scarti degli impianti di digestione anaerobica che ancora posseggono una notevole quantità di materiale organico possono essere ulteriormente trattati da queste celle a combustibile per produrre ancora più energia di quella che normalmente riescono a produrre. La tecnologia delle celle a combustibile microbiche è molto innovativa e quindi permette anche di produrre altri combustibili, come per esempio l'idrogeno, direttamente a partire dagli stessi composti organici, ovvero la cella viene modificata strutturalmente affinché si possa produrre idrogeno ad elevate percentuali, anche al di sopra del 70-80%. Quello che vogliamo portare avanti in questo laboratorio è quello di integrare anche questa tecnologia con tanti processi di depurazione, come per esempio la depurazione delle acque urbane, al fine di limitare il consumo di energia elettrica negli impianti comunemente presenti sul territorio nazionale e altresì produrre energia elettrica dagli stessi scarti.